Bene, faremo Madrid, capisci? Non scaldarti tanto. Sai, ho paura che a Madrid in questi momenti ci sia da divertirsi meno di quanto tu creda. Ma si può sapere che cosa avete tanto da discorrere voi due? Parliamo delle vacanze, signor capitano. A che ora partite? Al treno. Ci vedremo alla stazione perché parto anch'io alla stessa ora. Bisognerà che l'altro pianta sul treno. Tanto metti a posto il cinturone prima che lo veda il comandante del presidio. Di solennità a questa giornata. Io sono venuto soltanto per darvi un saluto e ricordarvi le parole di Carlo V. Se in combattimento vedi cadere il mio cavallo e la mia bandiera, rialza prima la bandiera e dopo me. Ragazzi, in ogni istante della vostra esistenza, ricordatevi sempre che prima di tutto c'è la bandiera che rappresenta la patria. Carmen! Vedi, ho mantenuto la promessa. Rimarrete un mese? No, 3 settimane. È tutto quello che ho potuto intrattare ieri. E se sapessi con che fatica... Mille grazie. Prego, signorina. Hai già fatto una conquista, eh? Tu mi hai fatto. L'altro è uscito alla stazione prima di Toledo. Come sta tua zia? È sempre fissata con i tuoi malanni? Sempre, purtroppo. Ho preso tutti con i bagagli. Perché non andiamo subito a casa? Prima devo fare qualcosa da dire. Chi? Scommetto che è ancora Francesca. Naturalmente, sempre lui, ci fa così. Ci ha meritato? Un po'. Colpa di Paolo, è una lumaca. Se non sono in errore, quella graziosa fanciulla. È un'amica mia. Ma allora mi farai piacere di presentarla, eh? Cosa non farei per te? Carmen! Permetti, Carmen, il tuo fidanzato? Sono dolente, non ho questa fortuna. Io sono Paolo Mon. Il fidanzato è lui. Oh, finalmente! Concita mi ha così spesso parlato di voi che da tanto tempo desideravo conoscervi. Purtroppo sono tutto qua, non c'è altro. È già molto. Scusate. Non ho spiccioli per il giornale. Avete da cambiarmi 25 pesetas. Subito, signor capitano. Permettete, signor capitano. La signorina Concita Alvarez, mia fidanzata. Piacere di conoscervi, signorina, e auguri. Carmen Herrera, arrivata in questo momento da Madrid. Ecco, signor capitano. Grazie, Montes. Piacere di avervi conosciute, signorine. Ho permesso. Noi ci vediamo in treno, eh? Infatti. È il più bello ufficiale dell'Accademia. Infatti, è un bell'uomo. No, non è questo che abbiamo voluto dire. Bello ufficiale in gergo militare significa un ufficiale in gamba. Un uomo deciso, che sa il fatto suo. È qualcuno. All'Accademia noi lo stimiamo più di lui. Consiglio dei ministri potesse attuare il suo proposito di mantenere l'ordine, sono stati necessari 250 o 300 cadaveri, 1000 o 2000 feriti e centinaia di sciocchi. Dappertutto disordini, aggressioni, saccheggi, distruzione. Applausi.
Valle d'Arche. Accetto volentieri e non respingo nessuna delle responsabilità che possono venirmi dalle mie azioni. E le responsabilità altrui, se sono per il bene della mia patria e per la gloria di Spagna, ebbene anche queste volentieri le accetto. Io dico quello che San Domingo de Silos rispose a un re castigliano. Signore, puoi togliermi la vita? Di più non puoi. Ed è preferibile morire con gloria che vivere con vilipendio. D'Africa si sono sollevate contro il governo. Si tratta di un movimento locale senza importanza. Il governo domina completamente la situazione. Altro che fatto locale. Questo è un movimento che può estendersi a tutta la Spagna in poche ore. Tu hai esagerato. Te ne vai. Sì, e tu vieni con me. No, dal capitano. Dopo una notizia simile è nostro dovere mettersi a sua disposizione. Cameriere? La notizia è proprio via. Verissima. Ad Algeciras sono sbarcati forti contingenti di truppe marocchine. Ti dirò di più. Questa è una notizia segretissima, perciò ti alla per tesoro. Signor capitano, ci sono due cadetti che chiedono di voi. Fate entrare. Ah, voi. Beh, cosa c'è? Signor capitano, abbiamo sentito la notizia alla radio e siamo venuti per ricevere ordini. Io torno a Toledo, ma voi altri siete in vacanza e fate quello che volete. In questo momento il nostro posto è all'Alcazar. Bravo, mi piace. Tornerete con me a Toledo. Inteso? Inteso, signor capitano. Buongiorno signori, gli ufficiali superiori a rapporto. Da questo momento, fine della Spagna, stanno nelle mani di chi è disposto a dare la vita per salvarla. Il movimento insurrezionale è stato archiviato dalle forze del governo e appoggiato dall'opinione pubblica. Segne rapidamente tutti i focolai di ribellione. La calma regna in tutta la Spagna. Trasmettiamo musica da ballo. Io credo che la partita sia lo stesso, figlia mia. Pronto! E tu? Parli da Toledo. Ma come sei tornato? Si va bene. Ho capito. Sta tranquillo, non usciremo di casa. Aspetto tu notizie. Ciao. Era Francisco. Hai sentito? Era Francisco. Ha detto di non impressionarci, che Toledo chiamano l'autorità militare e l'ordine sarà ristabilito subito. Io comunque torno a Madrid. Non è possibile. Come non è possibile? I treni non partono più. Anche se le trovate uno rischieresti di non arrivare. Ma che cosa si fa allora? Francisco dice di non muoversi di casa e di aspettare. Vedrai che tutto finirà presto. La guardia civile si è già concentrata nel Casale. Fate scaricare il più rapidamente possibile.
tutto bene? Sì, signor colonnello. Ho potuto caricare e trasportare qui le munizioni senza alcuna difficoltà. Sì, signor colonnello. Pronto? Un momento. Madrid, Ministero della Guerra, vogliono voi, signor colonnello. Pronto? È stato richiesto l'invio delle munizioni giacenti alla fabbrica d'armi. Come mai qui non è arrivato ancora niente? Sono partite? No, signore. Non le ho fatte partire perché servono a noi. Voi non vi rendete conto di ciò che dite. Il vostro è un rifiuto d'obbedienza. Con tutto il rispetto che ho per voi, signor generale, devo dirvi che considero un disile userebbe contro la Spagna. Come volete. Però vi avverto che Toledo è a 70 km da qui. E che se persistete in questo vostro atteggiamento, le armi e le munizioni che non volete dare ce le verremo a prendere noi. Fate pure. Signori, avete inteso. Si domanda la consegna delle armi. Io ho rifiutato. L'ospedale Tavera domina la strada di accesso alla città. Vi incarico di organizzarne la difesa. Vi ringrazio, signor colonnello. Il comandante militare del presidio di Toledo ordina e comanda. Articolo primo. Viene proclamato lo stato d'assedio in Toledo e provincia. Articolo secondo. Tutti coloro che si oppongono a questo bando verranno giudicati in consiglio di guerra. Sono io, apri! Presto, prendete tutto quello che potete e venite via con me. Dove? Ma la casa, abbiamo proclamato lo stato d'assedio, la città non è più tanto sicura. Oh Dio mio! Ma non c'è da spaventarsi! È un bel guaio andare alla casata e portare tutta la mia roba laggiù, i miei vestiti. Ma che vestiti, è inutile portarli, si tratta di rimanere lì qualche giorno al massimo. Sì, ma prima, come si fa? E allora portiamo via anche lei, via, via, fate come vi dico, presto! Credo che dovrete anche
aiutarvi a dividere il vostro materasso con un'altra donna. Vabbè, questo è il conto. Se avessi saputo una cosa simile non sarei certo venuta qui. Sarei tornata a Madrid a qualsiasi costo. Credo che non sarebbe stata una cattiva idea, signorina. Ecco, sì, guardate, non la faccio. Hai portato tu questa rete metallica? Sarà dove l'hai presa. Un bel villaggio. Non è certo uno di quelli che farebbero il giro del mondo a piedi per voi. Circa 4.000. E noi 60. E buona proporzione. Però non passeranno. Nessuno tiro prima che siano vicini. Bene, comandante. Abbiamo poche munizioni. Sparare soltanto a colpo sicuro. Intesa, comandante. Che nessuno tiri. Non sparate, Che nessuno spara. Aliaga. Comandante. Cambiare posizione alle mitragliatrici. La prima rimane qui. La seconda alla terza finestra di fondo. Mi sono ingannato. Tentano di accerchiarci sulla sinistra. Tiro nemico, non si ammanta, bisogna chiedere a Madrid artiglieria di grosso taglio. Chiedetelo voi stessi, signor. Non sarà un'impresa facile. L'ospedale Tavera è in un'eccezionale posizione strategica e gli uomini che lo difendono si battono molto bene. Non potranno resistere più di 24 ore. L'ospedale non è una fortezza. Le sue mura non offrono nessuna garanzia di sicurezza. Dovranno cedere.
Cosa di Villanova? La pressione del nemico è fortissima, tuttavia continuiamo a resistere. Bisogna tenere ad ogni costo. Se cedete, Toledo è perduta. Per ora non passano. E non passeranno, signor colonnello. Bene. Tenetemi al corrente di tutto. Inteso, signor colonnello. Signor maggiore, sta attaccando con i galli blindati. Quanti sono? Se ne vedono tre. Aereo tentano di isolarci. Impossibile rifornirci. Tutte le strade verso Toledo sono battute dal tiro nemico. Però il nostro spirito è eccellente e resistiamo. Non mi aspettavo di meno da voi. Continuate la resistenza. Salutatemi tutti e che la fortuna vi assista. La situazione è grave. Non credo potranno resistere ancora a lungo. Un momento. Signor colonnello, Madrid telefono, il capo di Stato Maggiore. Pronto? Un momento. Yeah. Buonasera, colonnello. Ti prego di ascoltare con calma quanto ho da dirti. Ti prevengo che non è il capo di Stato Maggiore che ti parla, ma è l'amico. Io posso anche capire il tuo gesto, ma a che può condurre? Ad un inutile e inevitabile sacrificio di vite. Voi non potete resistere, dovete arrendervi. No, non ci arrenderemo. Ti consiglio di arrendermi. Ti do la mia parola che non ti succederà niente. Non comprendo come tu ti hai appreso con me in questa demia che cosa sia l'onore militare possa parlarmi in questo modo. Non ci arrenderemo. Non si arrende. Da un pazzo. Chissà se è un pazzo. Ora dobbiamo attenderci la massima azione da parte dell'artiglieria, specialmente sulle facciate nord e ovest. Voi credete sempre che non esiteranno a distruggere l'Alcazar, signor colonnello? Non è certo il rispetto per un monumento d'arte che li farà esitare. Tireranno senza pietà. Bisognerà perciò rinforzare le difese come sarà possibile e prepararci alla sedia. Come stiamo a viveri? Male, signor colonnello. Quanto c'è nel deposito dell'Accademia è appena sufficiente per gli infermi e i bambini. E noi qui, tra uomini atti alle armi e le famiglie, siamo quasi 2.000. Sì, effettivamente siamo 125 ufficiali, 1.000 uomini fra guardie civili, sezione truppa, accademia e scuola ginnastica, e 200 civili, e 500 donne e 80 bambini. Ti innamorerai anche tu. Mi sono innamorata tante volte, ma non sul serio. Sul serio è un'altra cosa. La vita cambia, ha uno scopo. Ti senti più serena, più fiduciosa. Tutte frottole. Cara mia, l'amore per le donne è un uomo che ci piace, punto e basta. Almeno fino a ieri qui, era per me. Ah, perché? Oggi è diverso? Tuttavia... Tuttavia? Scusa un momento. Buongiorno, capitano. Oh, buongiorno, signorina. Posso dirvi una parola? Prego, signorina. So che avete preso parte alla difesa dell'ospedale Favera. Deve essere stato terribile. Eh sì, terribile perché ci hanno fatto sfoggiare. Il sognone voi dovete avere di me. Sì. Per l'altro giorno. Sì, per le mie esigenze di comodità fuori di posto.
Vedete, non me ne ricordavo nemmeno più. Vi ringrazio. Io tengo molto al vostro giudizio. Siete un uomo così diverso da tutte le persone conosciute fino ad ora. Ma sono un soldato. Anzi, diciamo pure un soldataccio, qualche volta anche un po' maleducato. Volete farmi un piacere? Potreste parlare al capo della sanità per venda come infermiere. Come voi infermiere? Un diploma di Croce Rossina. Netto merito. Mi piaceva un medico per stargli vicino. Ma oso sperare che ora sarà diverso, no? Ora voglio soltanto rendermi utile. Sarò l'infermiera per davvero. Ah, la permanenza qua dentro comincia a farvi ragionare. Lo credo anch'io. Della nostra artiglieria è perfetto. Io riferirò a Madrid. Ditemi, generale, a che ora credete che possiamo lanciare le milizie all'assalto e farla finita con questi ribelli? Per ora lasciamo agire l'artiglieria, onorevole. Signor generale, hanno telefonato che tutto è pronto. Onorevole, ti aspetto da Toledo per la colazione in vostro onore. Benissimo! Andiamo. Tanto i cannoni continuano lo stesso verso. Già, è vero! Permesso! Questi vescovi avevano dei magnifici servizi, eh? Ho scelto come sede del comando questo arcivescovato perché ho trovato tutti in ordine. Ho fatto anche lasciare le immagini sacre, in fondo sono decorative. Compagno ufficiale, avete assolto un compito magnifico. Toledo, culla della civiltà spagnola, è stata redetta. Il trionfo sta per completarsi con la imminente conquista dell'Alcazar. In questo momento la potente voce del cannone che ha accompagnato il nostro convito ci assicura che anche questo ultimo relitto di infezione sarà spezzato. È incredibile, 5 ore di bombardamento e l'Alcazar è ancora in mano. Ai tempi di Carlo V i muri avevano uno spessore un po' diverso da quello di oggi. Dalle vostre parole io devo concludere che l'artiglieria è impotente. No, ma ci vuole il tempo materiale. E forse bisognerà aumentare i pezzi e i calibri. Voi parlate come se avessimo del tempo da perdere. Ma non vi rendete conto che il proletariato ha bisogno di una vittoria immediata? Abbiamo annunciato al mondo, capite al mondo, che la presa dell'Alcazar è una questione di voi. Se i cannoni non servono, serviranno gli uomini. Speriamo l'assalto, che aspettate? E dove passano gli uomini? Onorevole, se l'Italia non apre le brecce, non si possono fare gli assalti. E allora cosa dico a Madrid? E alta! E voi? La notizia è sicura? Sì, signor generale. E dove è stata presa? A Toledo. Avete avvertito il capo delle milizie? No, signor generale. Fatelo immediatamente. Sì, signor generale. Onorevole, potete comunicare a Madrid alla stampa che stasera l'Alcazar sarà nostro. Come, come? L'Alcazar è nostro? Senza un colpo di cannone, senza perdere un solo uomo, lasciamo il mondo. Tre morti. Ne sei feriti. Dottore, che c'è? Vengo subito. Va tu. Con il tenente Claudio, per guardie Fernandez, Rodriguez e Garcia. Va bene, un soldato Vincenzo Moreno e un Antonio Suarez. Gravi? Nessuno. Grazie, dottore. Buongiorno. Buongiorno. Capitano! Ah, voi. Sono qui da ieri mattina, grazie al vostro intervento.
Se lo avessi saputo prima avrei chiesto di voi al medico. Per informarvi che ho fatto il mio dovere? Di questo sono certo. Ma ora andate a riposarvi, avete l'aria stanca. Non sono stanca. E poi qui c'è sempre tanto da fare. Purtroppo. Sapete che durerà ancora molto. O tenteranno di tutto per farci arrendere. Ma noi non ci arrenderemo. Che energia. Scommetto che non avete più paura dei bombardamenti. Molto meno. Tra poco sarà come voi. In fatto di coraggio il mio modello. Siete voi. Più vi guardo e più mi domando se siete la stessa persona di due giorni. Io non me lo domando nemmeno. Quell'altra donna l'ho dimenticata. E vorrei che voi faceste altrettanto. Il nemico ci ha tagliato la luce e l'acqua. Due colpi gravi. Per l'acqua, bene o male, si ricorrerà ai pozzi dei sotterranei. Ma senza corrente non può più funzionare la radio. Dovremo lottare senza sapere ciò che succede fuori di qui. Andremo avanti lo stesso, signor colonnello. Lo so, vi ringrazio. L'Alcazar resiste, resistono i suoi muri, i suoi difensori, perfino le donne. Passato il primo momento di panico, ora sono calme. Io credo che se Dio ci aiuta, niente ci potrà piegare. Otto? Poi di noi, signor colonnello. Pronto? Allora, il comandante delle milizie repubblicane che occupano Toledo. Esigo la resa immediata dell'Alcazar. Vi do 10 minuti di tempo per decidere. Passati 10 minuti, faccio fucilare vostro figlio dalle mie mani. Vi credo capace di questo. E perché ne siate sicuro, vi farò parlare con lui. Papà. Cosa succede, figlio mio? Nulla. Dicono che se non ti arrendi, mi fucileranno. Ma non ti preoccupare per me. Se davvero ti fucileranno, raccomanda la tua anima a Dio e muori come un patriota, gridando viva Cristo, viva la Spagna. Così farò, papà. Ti bacio tanto, figlio mio. Ti bacio tanto, papà. Vi ho dato 10 minuti, ne sono passati 5. Cosa decidete? Che vi regalo gli altri 5. Non ti vedere, ti accorgerei, 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 ti
Benissimo, vi prego, dove è la signorina? Quale? Fino là. Signorina. Pedro. Certo, e tu te li sarai immaginato quanto trovarti qui, sei il mio infermiere. Ho imparato a non stupirmi più di niente. Ma che cos'è? Vedi, mi ha ferito il braccio, per voi piacere. Una cadavere grande. Io nei primi giorni mi sono chiusa qui. Primo troppo? No, ma è una scheggia che è entrata nel muscolo, allora mi fa un po' male. È un tanco? Già, lo sai che un miliziano cantava la stamattina sparando maledettamente. Io allora ho voluto insegnare il tono giusto, lui per ricompensa, tang. Però è stato quasi da ringraziarlo, perché senza di lui non sarei riveduta. Sei sempre lo stesso. Ah, caro, sapessi come sono felice di averti ritrovato. Anch'io. Ti ricordi l'ultima volta che abbiamo parlato insieme a Ritz, a Madrid? Avevi un abito di tulle rosa che ti stavano in carne. C'era anche il tuo dottore. Dio com'era geloso dell'uomo. L'ultima laurea in carne. Non è troppo triste? No, va bene. Però l'abbiamo fatta lo stesso. Fu la prima del nostro primo bacio. Pedro, ti prego. Perché cosa c'è di male? Sono dei ricordi. Dei bei ricordi. Ma capitano, così grave quanto sembra. Ah, quella ho sentito che non siete venuto. No, non ho sentito. Quindi che parte di medico. No, grazie, non è niente. Sì. Intanto distribuisci questi. Capiti male, oggi mulo. Bene, è un animale nobile anche quello. Eh no, signora, una differenza c'è fra i due. Nello stomaco il cavallo mi trisce, ma il mulo tira calcio. Beato te che hai tanto voglia di scherzare. Mamma, parlo, parlo. Ecco, ecco. Hanno sempre soldi. E oggi ho riferito c'è la diminuita ancora la razione. Per la carne non mi importa, ma per il pane. Sono due giorni che mio suo padre non lo mangiamo per darlo a loro. Ma se ancora ce lo diminuiscono, cosa gli daremo? E io? Ce l'ho questa creatura. Da ieri non ho più latte. Tutto quello che c'era nei magazzini è finito. In questi ultimi giorni ho ridotto all'estremo il consumo della farina. Ma quando non ce n'è più, ce n'è più. È rimasto quel poco che avete visto. Del caffè e qualche sacco di patate riservate agli ammalati. Ci sono ancora dei cavalli e dei muli? Diminuiscono purtroppo anche quelli. E per quanto da oggi abbia provveduto a razionarne il consumo, senza il concorso di altri viveri, batteranno per poco tempo ancora. Conclusione? I fatti sono questi, signor colonnello. Se Dio non ci aiuta, presto la fate. Devo parlare al signor colonnello. Sono molto occupato in questo momento. Passatevi tardi. Devo assolutamente parlarvi subito. Mi assicuro che se il signor colonnello sapesse quello che io vengo a portarvi, mi verrà incontro lui. E che cosa gli venite a portare? Del pane. Del pane? Sì, del pane. Sì, signor colonnello. Il grano si trova nei magazzini della Banca dell'Agricoltura. È il grano che i contadini davano alla banca in garanzia dei prestiti che domandavano. Uno di questi magazzini è poco lontano dall'Alcazar, sulla scarpata verso il Tago. Vi rendete conto della gravità di ciò che dite? Se quello che affermate non fosse vero? Esatto, signor colonnello. Ho assistito allo scarico del grano dinanzi ai magazzini. Può darsi che ora non ci sia più, ma non credo. Bene. Questa notte una sezione andrà a vedere come stanno le cose. E voi la guiderete. Sì, signor colonnello. Se è vero, è Dio che ci aiuta. Niente, sempre soltanto Madrid. Eppure si dovrebbe sentire, restano le batterie, sono cariche. Meno che non ci sia qualche falsa unità. Tutto a posto. Per essere più sicuri, cambiamola, ce ne sono ancora nelle autocarte. Ascolta, ascolta.
poco. Continua ad ascoltare. Colonnello. Viene subito, signor Maggiore. Che cosa succede? Una notizia molto grave. Siete alla Radio Madrid, non c'è dei pensionati. Tanto si sa che è falsa. Falsissima anche questa. Ma grave. I ribelli della caserma di Toledo si sono arresi alle forze del governo. Gli ufficiali e le guardie civili e chi sono usciti disarmati dalla fortezza. La calma più completa regna a Toledo. Qua dentro siamo tagliati fuori da tutto il resto della Spagna. Se i nostri che non sanno niente di noi credano a questa storia, oltre al disonore di una resa che noi vivi non avverrà mai, c'è il pericolo che cambino direzione e non vengano più a Toledo. Bisogna far sapere che non è vero. Io domanderò al colonnello che mi lasci uscire dal casale. Radio Madrid ha trasmesso la notizia che l'Alcazar si è arreso. Come? Ecco il testo della notizia. Siamo isolati. Questa è una notizia grave, anzi gravissima. Signor colonnello, noi vi chiediamo l'autorizzazione di uscire questa notte stessa dall'Alcazar per far conoscere che l'Alcazar non si è arreso. Anche lei, signor colonnello. Grazie, ma per questa impresa è necessario un uomo solo. Il rischio sarà minore e la probabilità di successo maggiore. Occorre un uomo di forte resistenza fisica, sangue freddo e che conosca bene il terreno che dovrà attraversare. E allora penso di essere il più adatto, signor colonnello. Sì, lo credo anch'io. Grazie, signor colonnello. Avete un piano? Il più semplice, prenderò le carte d'uniforme di uno dei prigionieri. Va bene. Puoi uscire, tutto è campo. Le sentinelle. Avvisate. Capirai con la faccia che ti sei combinata. A me direte il tuo miliziano, sono una meraviglia, eh. Ma la carriera. Fatemi un favore, comandante. Questo anello, se non dovessi ritornare... Ma che dite? Tornerò certamente. Ma non si sa mai. Se non ci dovessimo rivedere più, quando uscirete di qui... E usciremo. Uscirete più presto di quanto pensate. Sta sicuro. Datelo a mia moglie. E fate dire una preghiera per me. Grazie. Arrivederci. Bocca al lupo. Bocca al lupo. La comandano.
i cadetti vanno con lui, anche Francesco. L'ho saputo in infermeria. Oddio mio, ma cosa vanno a fare? Credo cerchino di prendere dei viveri alla casa vicina. Francesco, amici, andate verso Antonio da Vera? No, Alto Enrico. Allo stesso, posso salire? Salve. Che voglio fare a Talavera? A trovare la mia fidanzata. Hai la licenza? Sì, 10 giorni. Beato te. Ehi Giovanni, da bere, c'è un compagno miliziano che va in licenza, fatti onore. Come va, capitano? Dici a me? Sì, a te. Come va? Hai voglia di scherzare, amico. Io non sono capitano. Come? Non ti ricordi di me? È una volta che ti vedo. Un momento. Se tu non ti ricordi di me, io invece mi ricordo benissimo di te. Tu sei il capitano Vincenzo Alba. Io sono capitano con tutti i generale. Andiamo a finire, mi chiamo José Fernández, sai che documenti? Ma che documenti? Tu sei il capitano Alba. Ti conosco bene, sai. E anche tu mi conosci bene. Ho fatto il soldato nella compagnia che tu comandavi, al 7° reggimento di fanteria, a Madrid. Tu non sai quello che dici, sei ubriaco. Dico la verità. Amici, questo non è dei nostri, questa è una spia. Qualche notizia. Ora anche questa possibilità è finita. Eppure un giorno o l'altro bisognava ben riuscirci. Vorrei che tutto fosse già finito. Niente paura, state tranquillo. Vedrete, tutto andrà bene. Speriamo. Speriamo. Raffaele! Raffaele, è Maschio! Maschio? Sì, Maschio!
La madre vuol vedere il bambino! Portatelo qui! Ho delle comunicazioni dall'estero. Presto, Radio Nazionale finalmente. Scrivi, scrivi. L'avanzata delle forze nazionali sul fronte procede vittoriosamente. L'esercito del sud, presa Badacos, marcia al comando del tenente colonnello Iacqui in direzione di Toledo. Quasi un mese che si è incominciato. Oh, nessun dubbio. Potete assicurare il signor ministro che il risultato è garantito. Va bene, affretteremo. Arrivederci. A Madrid diventano ogni giorno più impacienti. Sembra che dalla presa dell'Al-Qaṭar dipendano le sorti della guerra. È naturale, spaventano continuamente. Se non riusciremo a fermarle per una decina di giorni saranno questi. Verranno quando tutto sarà finito.
pensare che là dentro mi dispiace per le donne e i bambini. Chi gliel'avesse detto? Hai già avuto l'acqua? Sì, dammi un po'. È sete. Voglio lavarmi la faccia. Ne avrei meno per bere, poi. Paziente. Preferisco soffrire la sete, ma non sentirmi sporca. Gli hai parlato? No. Cosa aspetti? Niente. Non gli parlerò. Non so come cominciare. Ho paura di quello che ti potrebbe dire. È così chiuso. Ti intimidisce. Tu, soggezione di un uomo. Ti sembra strano, vero? Io credevo di tutto. Ma era facile quando nulla poteva farmi piangere. E allora? Se vivremo ci sarà sempre tempo. Se invece dovremo morire. Non hai tu fede. Io invece sì. Io non
può permettere la morte di tanta gente innocente. Noi ci salveremo. Francesco pure dice che ci salveremo. Ma sai, abbiamo deciso di sposarci, prima usciremo di noi. E poi quando Francesco avrà il suo brevetto di arciere, andremo a Madrid. Pensa, a Madrid. Madrid. Chissà che cosa sarà avvenuto dai miei rimasti là. Sta tranquilla, ci saranno certamente noi al sicuro. Speriamo. Che ora è? Devono essere le 10. Oh, è tardi, devo andarmene. Ciao. Buongiorno, Cap. No, 5 minuti, ti prego, non dirmi di no. Vuoi sposarmi, sì o no? Sposarci noi. Se ti dicessi che il clima che si vive qui mi ha mutato, che se riesco a portare la mia pelle fuori da queste gloriose mura, non farò più la vita con tempo. Mi crederesti tu? No. Sì, ti crederei. Anzi, ti credo. E allora sposa. No, Pedro, sarebbe una sciocchezza. Come si chiama? Chi? Andiamo, via. Ti conosco troppo bene. Se parli così vuol dire che sei innamorata cotta di un altro. È il capitano Vela, vero? Sì, è lui. Ti piace molto? Ti voglio molto bene. L'ho conosciuto qui. Ho imparato a volervi bene qui. E forse se Dio ci salverà la vita, se ne andrò di qui senza che fra noi due ci sia stata una sola parola d'amore. Lo dici con una grande amarezza. Con rimpianto, Pedro. Anche se ci dovessi vivere un giorno solo, ti vorrebbe che fosse un giorno felice. No, signor Capitano. Quanti siamo? 40. Hanno tutte le bombe a mano? Sì, signor Capitano. Bene. Molti uomini, altrimenti mi vedo e mi fanno tornare indietro per il braccio. Aspetti! Riposo. Riposo! Dal risultato della vostra azione dipende il successo della nostra causa. Le truppe già si trovano nella provincia di Toledo. Voi dovete raggiungere e distruggere l'ingresso delle mine per ritardarne l'esplosione e dare così loro di venire a liberarci. Vi auguro buona fortuna. Possiamo andare, signor colonnello? Sì. Avanti, vieni. Andiamo, ragazzi. Parietale sinistro, grave, prima sortita per la mina. Ferito intercostale con foro d'entrata ed uscita e lesione del polmone destro, grave, terza sortita per la mina. È stato un sacrificio inutile. La mina ci minaccia sempre. Ma bisognava tentare. Sì. Ora. Attenzione Alcatraz, attenzione Alcatraz, volete ricevere un nostro parlamentare? Signor colonnello, il nemico vuole mandare un parlamentare. Intendiamo Alcatraz. Ripetelo. Volete ricevere un nostro parlamentare per trattare con il comandante dell'Alcatraz? Rispondete che può venire. Legato. A che ora? Domattina, dalle 9 alle 10, secondo il regolamento di campagna. Yes. Il
colonnello è disposto a ricevere il vostro parlamentare domattina dalle 9 alle 10. Durante questo periodo dalle due parti non deve essere sparato un colpo. Rispondete! D'accordo. Il vostro parlamentare presenterà nella piazza dei Cappuccini dalle 9 alle 10. In questo periodo di tempo non sarà sparato un colpo. Toglieteli la pelle. Comandante, signor colonnello. Accomodatevi. Permettete, desidererei che i due ufficiali che mi hanno accompagnato fossero presenti alla conversazione. Concesso. Qual è la vostra missione? Sono incaricato dal Comitato di Difesa di Toledo di trattare le condizioni della resa scritte su questo foglio. Sigaretta? È molto che non fumavo. Un po'. Prendete, noi ne abbiamo in abbondanza. Perché non vi arrendete? Resistere ormai è un suicidio. Non sono della vostra opinione. E poi non spetta a noi discutere di queste cose. In questo momento il nostro colonnello sta parlando con un vostro superiore. Sono questioni che riguardano lui. Finalmente questa finestra è diventata una finestra. Ci si può affacciare liberamente. Guardare il cielo. La campagna. Respirare con sicurezza ancora. È tanto bello che quasi non sembra vero. Nemmeno questo silenzio sembra vero. Ha impressione. Pensare che forse tra un'ora sarà finito e si ricomincerà a sparare. Se esco di qui, appena sposata con Concito mi voglio prendere una casetta da giù. Sul Tago, vedi? Vedo, ma come vi dite che andate a Madrid? Oh, a Madrid ci andrò appena sarò ufficiale. Aspettando la nomina rimarrò qui. Mi prenderò una casetta di tre stanze. Finché non avremo bambini, per me e per Concito sarà più che sufficiente. Fuggisco! Accidenti, mi hanno preso. Rifiuto. Ecco la risposta. È la vostra ultima parola? Sì, signor Maggiore. Badate che dopo questa risposta saranno impiegati tutti i mezzi. Lo so, la mia. Dite a chi vi manda che preferiamo fare dell'Alcazar un cimitero che un letamaio. E le donne e i bambini? Quale sarebbe la loro sorte se li lasciassi uscire di qui? Sarebbero liberati immediatamente. Potete darmi la vostra parola, signor Maggiore, che non si eserciterebbe alcuna rappresaglia su di loro? Che non sarebbero utilizzati, comprendetemi, senza farmi entrare in dettagli dolorosi, come nuovi elementi persuasivi per convincerci alla resa? Allora la mia missione ufficiale è terminata. È terminata. Permettete, colonnello, che vi stringa la mano. Di una cosa sola vi prego. Se avete un sacerdote condannato a morte, mandatecelo. Ne abbiamo bisogno. Vi prometto che farò quanto è in mio potere perché il vostro
vostro desiderio sia esaudito. Non vuota per nulla. Lo guarda come se lo scongiurasse di non morire. Poveretto. Francesco. Certo. Quando tutta la vita si è concentrata in una persona sola per problemi. Bisogna sapere che cos'è per poter capire. Guardate come anche voi dovreste muovere la vostra cara. Infatti. Voi non potete sapere che cosa significano per me queste vostre parole. Sono dedicato al significato per me. E vorrei che la vita ci fosse lasciata per dedicata a te. Perché quanto ho preso che voi mi parlaste così. Ora mi rendo conto che ogni ferito che ho curato, ogni dolore al quale mi sono avvicinata, tutto quello che ho potuto fare qua dentro, l'ho fatto per meritarmi questo momento. No, Carmen, non sarà un momento. Abbiamo la morte sotto di noi, ma tutto è ancora possibile, anche un miracolo. Che Dio mi ascolti. Dio mi ascolterà. Attenzione, Alcazar. Attenzione, Alcazar. Il sacerdote che avete domandato viene verso di voi. Il mio ministero con tutta la fede cristiana, anche sotto questi abiti laici. I paramenti sacerdotali li troverete qui.
ascoltate la parola di Dio, a voi necessaria in questi istanti supremi di preparazione dell'animo per comparire dinanzi a Lui. Egli vi apre le braccia e nella sua divina bontà vi assolve ogni vostra colpa come voi avete perdonato ogni colpa le cose terrene ed elevate lo spirito alla somma verità eterna, quella di Dio. Il poco tempo accordatomi mi impedisce di ascoltare le vostre singole confessioni. Vi invito quindi a pronunziare un atto di contrizione che prepari le vostre anime alla soluzione. Recitate: Signor mio Gesù Cristo, Francesco, volete sposare
sera avranno luogo le operazioni per la presa dell'Alcatraz. Alle 6:15 esatte avverrà l'esplosione della mina. Toledo dovrà essere immediatamente evacuato. Alle 6:25, dai punti stabiliti, le truppe muoveranno l'assalto della fortezza. Viva la Repubblica! Viva! Attenzione Alcazar! Se non vi arrendete, domattina vi faremo saltare! Rispondete! Rispondete! Eccellenza, c'è ancora molto da aspettare. No. Un minuto. Oh, ci siamo allora. Adesso. Vai. Thank you.
possono battersi. Sembra che tutte le donne e i bambini siano rimasti sepolti sotto le macerie. La resistenza dell'Alcazara del Miracoloso, la fortezza non c'è. Dopo 5 giorni di violenti assalti, la situazione è pressoché invariata. Arriverà nel tempo a liberare i difensori dell'Alcazar? Cinciano, anche questa se n'è andata. Ad una se ne vanno tutte. Tornano i carri! Si accaniscono troppo. Devono sentirsi notte alle spalle. Sono 8 giorni d'assedio. I nostri vicini è tutto inutile. Ma per Dio non ci prenderanno vivi. Va a vedere se le bende sono pronte, ce n'è bisogno. Subito. Quando si finirà? Solo Dio non hai potuto salvarci. E anche Dio. Non bestemmiare. Dio ci salverà. Tutto è stato miracolo, un continuo miracolo qua dentro. Basterebbe la mia. Quanta fede io ancora tu, eppure hai perduto Francesco. No, io non l'ho perduto. Riposa in me. Nessuno mai me lo potrà strappare. È da lui che mi viene questa fede. Lui e tutti gli altri che sono morti non possono essere morti in vano. Signor Colonnello, le batterie nemiche cambiano di direzione. E siete sicuri? Sì, signor Colonnello, l'ho visto io stesso. I repubblicani sparano in un'altra direzione. Le nostre truppe arrivano, arrivano finalmente! Signor Generale, niente di nuovo ad Alcazar. Thank you.
Si sta bene qui. Sì, poi un attimo. Che caldo qua. Ci vediamo? Lo so, leggete un sacco di cose. Secondo questo ragionamento tu andresti a letto con uno sconosciuto. Ma no, non sono mica scema, dai. Io prima devo sapere chi è e se mi può servire. Ma è che tu non ti sei mai innamorata. Non mi sono mai innamorata. No. Io mi innamoro sempre, anche 2 o 3 volte al giorno. Oh,